Ciao, bene attaccato, siamo a cottimo, siamo a cottimo. Ai. Sono andato a sesso. Allora, sta senti, che noi siamo forti. Dice, tu sei andato a vedere al comune di Vetro la mostra di Farulli. Allora, devi sapere, caro Andreino, che il comune di Vetro è un'idea del comune di Sesto Fiorentino di fare una mostra degli artisti meritevoli, no? Nelle almeno alcune corridoie o sale del comune, con una bella presentazione, un bel catalogo, diciamo un riconoscimento ufficiale da parte del comune, e viene definito comune di Vetro perché vuol dare l'idea di questo comune trasparente, no? Che non è il comune chiuso come il feudatario sopra i servi della gleba, no? Ma è bellina perché che io ho aperto il sabato, la domenica, boh, mi scendo giù, entro dentro e mi sento fare, lei dove va? Chi vuoi? O me l'ha detto che era il comune aperto di Vetro, scherzo, già, ho detto, vuoi vedere la mostra? Ce l'è qui e su, non lo so da me, ho detto, non c'è bisogno di a me, ha fatto fare uno scossone, comune di Vetro, un par di coglioni, oh, vabbè, la mostra l'ho guardata, non francamente non è che... Non è che sia un artista che a me non è che mi dica nulla di particolare. Allora, lo sai invece che ho notato? Questa invece è una cosa tristissima, proprio. Triste. Ho notato, ho messo il filetto ieri, però anche abbastanza bene, ma sono contento. Ho notato, e questo con una certa punta di tristezza, ma come proprio cascato, c'è sabato, a sesto c'era l'evento, c'è il mercato, c'è tutte, ma mentre ero solo, la mia moglie mi ha detto, no, dice, io vengo a sesto, sto qui con la papera, perché la si è innamorata della papera, ora, tra poco mi toccherà farmi da mangiare per cazzi mia, perché lei è sempre dietro alla papera, comunque, e a me fa, dice, e no, andavo giù da me solo, io quando sono da me solo vuoi vedere le librerie, vuoi cercare libri, vuoi dei mostri, esperti, cose. Allora, ho notato due cose, che nella locandina di Sesto Fiorentino, di Sesti Idee, sulla storia archeologica di Sesto Fiorentino, una bella locandina a colori fatta per una bella fotografia della tomba della Montagnola, non c'è il posto in dove fanno c'è tutta la serie degli incontri, i professori con che parleranno, che diranno tutte le cose, e non c'è scritto un dove. io cioè, a me mi voglia di cacare, ad esempio, questi discorsi. È possibile che tu fai una locandina, metti un'iniziativa, la lanci e non c'è scritto in dove tu la fai? Io veramente, se tu guardi male, c'è scritto informazioni, ne sono chiedere informazioni, una locandina è già un'informazione. Comunque, vabbè, lasciamo fare. Mentre la giro per sesto, mi è cascato l'occhio, all'inizio pensavo di forse perché non ci ho fatto caso, no? Poi mentre giravo cominciava, chiaramente la visto, tu noti qualcosa di strano e tu cominci a tenerlo d'occhio, insomma, per fartela breve, ce la senti, eh? Non ho visto, ma guarda, è una cosa di una tristezza unica, non ho visto un bambino per la mano al suo babbo o alla sua mamma con un'espressione felice. Ci credi? Guarda, mi ha messo addosso un'angoscia questa cosa, perché io, e mi rammento della mia infanzia, no? Mi ha messo un'angoscia addosso vedere questi bambini per la mano e il suo papà e la sua mamma con un viso, ma non so cosa vuol dire, a di poco assente, ma nella migliore delle ipotesi, cioè questa espressione, come dire, di tristezza,
di voto, guarda, è una cosa a raccontarla, bisogna vivila. Facci caso. Daria Tambiscaro, facci caso, guarda, è una cosa allucinante. Io mi ricordo quando ero bambino io, va bene? Non sapevo un cazzo, perché mi ricordo io avevo calzoni corti, le ciabatte, le cose, anche se la mia mamma era di quelle che mi mandava la domenica, o il sabato mi mandava fuori tutto vestito per benino, con il vestito della domenica e lo buono. Però noi, se era gruppo, passava che senso, c'erano tutti questi gruppi di ragazzi, archettate, sassate, a correre, a cercare, a studiare, a capire, a giocare in calcio, a giocare a pallavolo, a giocare a tirarsi, a fare la lotta. C'era, si passava questi ragazzini a giro accanto, io me ne ricordo, si passava a corsa, facevano la guerra con gli archi, con le cervottane, che avevano sempre questa espressione sul viso felice, io me lo ricordo, io da bambino ero felice. Tu mi dici perché ero imbecille, e può darsi che fossi imbecille, però ero un imbecille felice. Io ho visto stamani mattina, sono andato qui, guarda, andare a sesso, girare, piazza del comune, il mercato, e è una bella girata, tu ne trovi di gente. Io non ho visto un bambino con il sorriso spensierato dei bambini sul viso. Guarda, è una cosa, la mamma ha messo un'angoscia tale, ho detto vada, vo via, vo con la papera, e almeno sulla tanta la papera o nicchie, che sono due animalini che sono molto molto bravi a farmi sentire bene, e non è poco. Guarda, ti giuro, sono rimasto come un cretino. Ma come? Un bambino per la mano di sua opera, sua mamma dovrebbe essere il bambino più felice del mondo. Tu li vedevi, lasciamo perdere quelli che piangevano, perché da che ho potuto capire, quelli che piangevano erano quelli che volevano qualcosa, e di comprarsi qualcosa, gli avevano detto di no, e quindi piangevano, no? Ma la tragedia di vedere questi bambini piangere, ma lì piangere almeno di più da bambini, ma come te li vedi così? Cioè, guarda che le, ma che futuro ci si danno a questi figlioli? Noi, cioè, io mi tiro fuori, perché io ormai la mia l'ho fatta 30, la belle 30 anni da voi, che, ma che mondo ci si prende? Guarda, io ti dico una cosa che la può sembrare una bestemmia. In Afghanistan, sotto bombardamenti, o anche in Israele, lì in Palestina, che lì si ammazzano di continuo bombe, tu guardi e visiti questi bambini, ma anche di quelli nel Darfur, quelli che muoiono di fame, che non hanno nulla, che non sanno se il giorno dopo sono vivi o sono morti. E quando gli ripigliano, gli fanno le fotografie, questi bambini hanno sempre il sorriso sul viso, perché sono bambini, capito? E bambini che stanno lì non sono bambini, sono dei cadaveri con le gambe. Io vorrei che qualcuno, ma ti giuro, guarda, Andrea, guarda, è una cosa, io non so se te tu fai figlioli, dal momento che non ho ancora capito se tu sai come si fa a farli, oppure no. Ah, tu lo sai, benissimo, vabbè, allora, ti dicevo, no, se no te lo spiego, è semplice, basta guardare gli animali, bambini, non guarda più nemmeno gli animali. E allora, c'è nulla da fare.